Ciao, buongiornissimo. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sack to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sack to beat, you make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sack to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make. Faccio la miscela. Fai lo spritz? Sì. So, c'è la vostra epoca, era faticoso far benzina comunque. Tutto così, sì. Buongiornissimo. Vi presento il Piaggio Ciao, che sicuramente i over 40 che guarderanno questo video sicuramente lo conosceranno bene. Questo qua è un Piaggio Ciao del 79 ed è appunto principalmente il mio motorino, appunto. E allora, ragazzi, niente, ci tenevo appunto a fare un video perché, ragazzi, per me questi motorini qua sono motorini non solo che valgono, ma anche motorini sia anche storici, ma soprattutto che molta gente ha smesso di usare. Questo qua è un peccato, appunto. Ma appunto, guardiamo le caratteristiche, il perché appunto prendere un Ciao, ragazzi. Allora, innanzitutto, intanto, ragazzi, per quanto riguarda il costo, vi posso garantire, ragazzi, che un Piaggio Ciao costa molto meno rispetto a uno cinquantino, uno scooter, insomma. Costa molto meno, niente, non lo troverete nuovo, lo troverete sempre usato. E in questi casi questo me l'ha venduto il vicino di mia nonna. E poi quindi il motivo anche è sia nel risparmio. Poi certamente c'è, magari, appunto, come avete visto, che magari per alcuni può risultare scomodo fare la miscela. Ma invece, secondo me, dal mio punto di vista, secondo me no, potrebbe essere solo un problema la domenica, che non ci sono benzinai, quindi l'olio ve lo dovete, almeno un barattolino di olio ve lo dovete portare con voi, questo è vero. Poi, un'altra caratteristica, i pedali, ragazzi. I pedali, che appunto, ragazzi, per dirvi, io quando distribuisco volantini, perché faccio anche quello, praticamente io per andare nelle aree pedonali, praticamente mettevo la modalità bici, che si attiva con questo grillettino qui, io pedalavo. E quindi uno, volendo, con un Piaggio Ciao può tagliare per le aree pedonali, chiaramente se pedala e mette la modalità bici. Un'altra caratteristica bella invece è il portapacchi, il portasacchetti, che poi sarebbe, dove uno, per dirvi, se uno deve, non so, prendiamo ad esempio questa borraccia, no? Io posso metterla qui e guardate mo che cioè, è un genio la Piaggio. Poi ci abbiamo anche il portapacchi. Abbiamo anche il portapacchi. Infatti io penso che per il portapacchi, allora, al momento è vuoto il portapacchi, ma penso che proprio che ci monterò tipo dei borselli, quelli che si mettevano, costano un pochettino, ho guardato su Amazon, costano all'incirca 70 euro. Diciamo che non è, è un po' altino, però vabbè, nel senso, per rendere sempre bello questo motorino. Abbiamo anche doppio freno, ovviamente, come tutti i ciclomotori. E con questo qui, appunto, si spegne il motorino, ok? E ovviamente per accendere il motorino bisogna pedalare, che adesso lo faremo. Poi giusto un'altra cosa, questo qua è il clacson, che però adesso ho appena spento il motorino e non sto a riaccenderlo. Comunque, vabbè. E poi qua le luci. Qua uno, allora, quando qua è uno è anabbaiante, zero non c'è, e quella sotto è abbaiante. Comunque, vabbè, cioè, nel senso, alla fine quella abbaiante è praticamente uguale a quella anabbaiante, quindi insomma,
le differenze cambiano veramente poco. Giusto, una cosa che non ho fatto vedere è la riserva, no? Qua siamo in normale. No, Giuseppe, questa qui abbiamo chiuso appunto la miscela. E qua c'è la riserva. Che ovviamente, ora io mi scordo sempre, però ogni volta che sostate, chiudete la miscela. E poi un'altra cosa, diciamo, che è di svantaggio, perché appunto questo motorino quando è nato non è nato per essere assicurato, targato tutto, quindi non abbiamo un qualcosa per mettere i documenti, o meno che ce l'avrebbe, ma io le devi far montare. Quindi una cosa ancora negativa del Ciao è che non c'è niente per tenere appunto i documenti, ti devi per forza portare dietro uno zaino. Aiuto! Ma è possibile sto traffico proprio adesso? Porca miseria! Quindi ragazzi, spero che questo video col Piaggio Ciao vi sia piaciuto. Quindi iscrivetevi al canale col tasto rosso iscriviti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao 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 ciao. Allora, ragazzi, che per tenere il cellulare ho tipo usato, oddio, ho dovuto usare questo supporto che praticamente si lega qua nel petto e tiene il cellulare. E qua c'è il buco per la fotocamera. Che youtuber professionale.